Sono preoccupati tutti, cioè sia nel suo partito che nel partito ovviamente avversario. Per un candidato che può, come si può dire, sparigliare, perché non è più diametralmente opposto, comunque uno che accetta le regole del gioco. Lui cerca di far saltare il banco le regole del gioco e non stare alle regole del gioco. E questo sembra che gli americani, che dicevo, apprezzano molto. Bene, allora ti ringraziamo naturalmente di questo intervento abbastanza ben costruito e soprattutto sintetico, che è la Grazie. cosa che ci interessa, visto che appunto siamo in radio. Ti volevo fare un'ultima domanda, però, perché poi dopo questa ricaduta sui fatti di casa nostra bisogna comunque averla. Come vedi il comportamento della stampa italiana su questo tema? Cioè, a me, sfogliando i giornali, mi sembra che stiano seguendo abbastanza da vicino, siamo soltanto ancora alle Sì. primarie, e però noto che c'è una certa difficoltà ad approfondire, a cogliere in pieno quello che sta accadendo. Mi posso Sì, ma sbagliare io? io credo che sia proprio la fase in cui si annusa il candidato Trump e si cerca di, e quindi ancora nella fase in cui si cerca più che altro di descriverne i caratteri principali, più visibili, no? E quindi quasi a farne un ritratto macchiettistico, così. Col passare del tempo, ovviamente, gli elementi che verranno dal voto e quindi dagli stati che lo voteranno, quindi con le caratteristiche dei vari gruppi che lo voteranno, si potrà fare un esame più approfondito e più complesso di questa figura. Grazie Riccardo, buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì allora.